appena arrivato. Allora io, Daniela Spadaro mi chiamo, l'ho detto prima, lavoro nella scuola, non insegno storia, dunque sono un direttore amministrativo, nella vita faccio tutt'altro. Però diciamo, per fortuna poi gli interessi e le passioni si possono coltivare anche al di fuori della propria professione. E dunque, grazie alle mie lauree in scienze politiche e storia, ma soprattutto al fatto di vivere a Lama dei Peligni, mi hanno portato ad approfondire, diciamo, la storia locale. E per storia locale non si poteva sfuggire dalla propria famiglia. Se mi permettete, io farei una telegrafica veramente sintetica introduzione generale, allo scopo evidentemente di far capire meglio la genesi e gli sviluppi della Brigata Mannella. Quindi penso tutti ricordiamo che durante il secondo conflitto mondiale l'Abruzzo si è trovato per 9 lunghissimi mesi direttamente investito dal fronte di guerra. Ricordiamo che a luglio del 43 ci fu lo sbarco in Sicilia e dunque gli alleati cominciarono a risalire la penisola, dividendosi con la quinta armata statunitense comandata dal generale Clark, si diresse verso il Tirreno, e l'ottava armata britannica comandata da Montgomery verso l'Adriatico. Naturalmente questa risalita non fu una passeggiata, evidente, no? Gli ostacoli erano dei combattimenti. C'erano dei paesi in basso dei tedeschi. Diciamo che gli alleati arrivano in Abruzzo a ottobre, diciamo, in autunno. Arrivano in Abruzzo e già sul Sangro, tra il Sangro e il Trigno, ci fu un potente combattimento dove i tedeschi riuscirono a tenere quasi testa agli alleati. Dunque Hitler prese una decisione, bisognava assolutamente attivare una linea difensiva, la linea invernale, perché appunto si approssimava l'inverno, quindi i problemi sarebbero stati ancora più impegnativi. Nasce la famosa linea Gustav, che tutti abbiamo quantomeno penso sentito dire, questa linea difensiva che tagliava, diciamo, in linea orizzontale l'Italia, dal Tirreno all'Adriatico, dunque da Gaeta, diciamo confine Campania-Lazio, fino ad arrivare a Ortona, diciamo, no? Con dei punti fermi. Questi punti fermi erano il fiume Volturno e Garigliano per la parte tirrenica e Sangro e Aventino per la parte adriatica nostra, diciamo. No? E questo fu anche uno scontro di posizioni però tra i generali tedeschi, perché c'era la linea Rommel vi ricordo era quello che si era distinto nella campagna d'Africa, che voleva questa linea difensiva un attimino più in alto, cioè diciamo Toscana e Emilia, invece Kesselring diceva no, questa linea difensiva va più a sud, quindi in questa zona. Ovviamente vinse la linea Kesselring e noi ci siamo ritrovati a combattere e quindi a vivere la guerra direttamente sul fronte. Naturalmente ricordiamo anche, come ultimo aspetto di questa introduzione, ricordiamo che dopo l'armistizio, 8 settembre, i tedeschi erano molto arrabbiati per il nostro comportamento, per il tradimento, cioè per non aver voluto continuare a combattere al loro fianco e quindi abbandonare questa impari lotta contro le potenze soverchianti alleate, disse Badoglio quando annunciò l'armistizio. A questo punto inizia la fase peggiore della Seconda Guerra Mondiale, soprattutto per noi. Inizia questa fase che è anche paradossale, sembra che la guerra sia finita, invece la guerra manifesta gli aspetti più feroci. Allora, che cosa succede? Qual è la vendetta dei tedeschi? Due sono le operazioni. Ci danno ancora qua. Sì, assolutamente sì. E allora le operazioni sono due, dal loro punto di vista. Operazione Alarico, cioè significa annientare le truppe italiane ovunque si trovano, in patria e fuori patria. Ma la cosa ancora peggiore, la strategia della terra bruciata, cioè a dire bisogna distruggere tutto. Dove non arrivano i bombardamenti, i combattimenti, bisogna fare di più. Cosa era
questo fare di più, significava minare, minare, distruggere paesi interi. Dunque, in poco tempo, parte l'ordine di evacuazione nei paesi, i paesi dovevano essere abbandonati. Capite bene? Una tragedia viene una tragedia. E questa guerra allora manifesta il suo orrore. Perché? Perché anche quando si obbedisce al comando, quindi a evacuare, i tedeschi distruggono comunque. Io so, insomma, esperienze anche e testimonianze dirette di gruppi di persone che abbandonavano il paese e che se però incontravano i tedeschi venivano sistematicamente uccisi. Questo, io sono stata ricercatrice di un progetto delle stragi proprio nazifasciste, raccontando episodi inediti che se volete si trovano su un sito Atlante delle stragi nazifasciste. E' anche interessante, ve lo consiglio, perché se voi mettete la vostra località, per esempio, volete sapere se c'è stata una strage, voi mettete il nome della località, automaticamente vi escono le varie situazioni, quindi è una cosa abbastanza interessante. Dunque, ho detto tutto questo per dire che cosa? Come era la situazione? Cosa la popolazione civile si trovava ad affrontare? Dicono le statistiche che durante il primo conflitto mondiale il rapporto morti civili militari era 1 a 9, cioè su 10 morti 9 erano militari e 1 era civile. Questo nella seconda guerra mondiale diventa 5 a 5, cioè ogni 10 morti 5 sono militari e 5 sono civili. E perché? E lo stiamo dicendo, strategia della terra bruciata, tutto bisogna. Dunque, di fronte a questa situazione la popolazione pensa di dover reagire, perché quale fu il rapporto dei tedeschi proprio con la popolazione? Fu un crescendo di violenza, non iniziò direttamente in questo modo efferato. Allora prima si cominciò a razziare, quindi sequestrare, quindi alimentare la popolazione, perché c'è da dire anche questa cosa, e mentre l'esercito invece era organizzato rispetto a veniva anche a loro sostentamento, e gli esinocci, e la si doveva montare loro, e però era andata così, magari a un certo punto del lavoro è stato successo questo, gli amici diventano gli amici, e c'è un passo. Questo è un passaggio che vi posso consigliare, se non c'è un film che racconta molto bene la situazione, il film è La Vera Salvatores, quando yeah.